Buongiorno e bentrovati a tutti. Dopo il successo del video sulla semina delle patate, quelle che state vedendo in queste immagini, ho deciso di fare un nuovo video sull'orto estivo. Ma se come me siete allergici alla fatica, seguite questo video. Il mio terreno, tuttavia, è un terreno molto argilloso. L'argilla, compattandosi, tende ad asfissiare le radici e quindi è necessario un buon drenaggio per poter far defluire l'acqua facilmente. Per garantire il necessario drenaggio dell'acqua, occorre sopraelevare la coltivazione rispetto al terreno circostante. Se come me siete allergici alla zappa e avete un terreno argilloso, seguite questo video per sfare il vostro orto estivo con facilità e senza fatica. Ma prima non dimenticatevi di mettere like e iscrivervi al canale. Grazie! In pratica si crea un cassone rialzato di terreno argilloso e alto circa 20 cm e largo circa 80 cm e sopra di questo si effettuerà il trapianto delle piantine dell'orto. È previsto anche il passaggio di due tubi di ala gocciolante nella posizione centrale e sopra di questi di un telo pacciamante, nel mio caso biodegradabile, sopra al quale verranno poi trapiantate le varie piantine dell'orto a distanza di 40 cm l'una dall'altra. In questo modo non dovremo più togliere le erbacce dal nostro orto. Ma veniamo all'atto pratico. La prima cosa da fare, una volta scelta la posizione in cui vogliamo realizzare il nostro orto, è fissare due picchetti in legno a terra, l'uno agli estremi dell'altro del filare, in posizione centrale rispetto al nostro sesto di impianto. Su questi due picchetti andremo a fissare dello spago per segnare appunto la posizione centrale come guida per il nostro motozappa per poter effettuare i solchi laterali per creare il nostro cassone centrale. A questo punto andiamo a sostituire lo sperone del motozappa con l'assolcatore che ci servirà per realizzare i due solchi ai lati del nostro filare necessari per far defluire correttamente l'acqua ed evitare l'asfissia delle radici nel nostro terreno argilloso. Iniziamo a creare il nostro primo solco laterale cercando di tenere il lato sinistro della presa in corrispondenza del filo che abbiamo messo sul terreno. In questo modo realizziamo per tutta la lunghezza un filare perfettamente dritto e replichiamo la stessa cosa per l'altro lato. Al termine di questa operazione avremo un cassone di 20 cm che però dobbiamo ancora rifinire. A questo punto, armati di pala e di buona volontà, andiamo ad ammucchiare tutto il terreno posto ai lati dei due solchi nel centro del nostro filare per creare una sorta di montagnetta centrale e in questo modo si creerà appunto il nostro cassone bello alto e anche abbastanza largo. Facciamo tutto questo lavoro per tutta la lunghezza in modo tale anche da avere delle passerelle laterali e il risultato sarà quello che vedete, un bel mucchietto centrale bello lungo per tutta la lunghezza del filare. Procuriamoci una tavola in legno larga circa 80 cm che ci servirà per spianare questo mucchio di terra e creare un basamento per tutta la lunghezza del filare largo 60 cm circa e che ospiterà le nostre piantine una volta che avremo messo l'ala gocciolante e il telo pacciamante. Questa larghezza di 60 cm ci permetterà di ripartire il metro di telo per 20 cm da una parte e 20 cm dall'altra per creare dei bordi laterali che poi saranno ricoperti di terra per fissare il telo. A questo punto procuriamoci un'ala gocciolante, cioè un tubo flessibile apposito per irrigazione goccia a goccia. Il mio ha un diametro di 17 mm e fori con gocciolatoi ogni 20 cm. La portata di ciascuna ala gocciolante è variabile e dipende molto dalla pressione. Di solito ha una pressione di 1 bar, hanno una portata di circa 2 litri d'acqua, ma ce ne sono di diversi modelli. Quindi da ciascun foro usciranno 2 litri d'acqua l'ora
ad una pressione di circa un bar e mezzo. La pressione minima è di 0,5 bar e la pressione massima dipende dal modello. Stendiamo la nostra manichetta gocciolante per tutta la lunghezza, facendogli fare un percorso a U, mettendo due picchietti in fondo al nostro filare ad una distanza di circa 20 cm l'uno dall'altro. Questa distanza ci darà la distanza dei due tubi per tutta la lunghezza, oltre la quale potremmo piantare le nostre piante. È importante che i gocciolanti siano tutti paralleli tra loro, in modo tale che possiamo poi anche inserire le piantine in maniera parallela. Andiamo a collegare il nostro rapcordo per manichette gocciolanti con riduzione a un mezzo, sulla quale applicheremo un inserto per innesto rapido. Andiamo a collegare avvitando le due manichette gocciolanti al nostro inserto e poi possiamo andare a testare l'impianto per verificare che il gocciolamento avvenga per tutti i fori alla stessa altezza e perpendicolarmente al nostro filare. Apriamo il rubinetto e qui mi raccomando, non aprite la massima potenza, perché spesso molte alghe gocciolanti non supportano i 2 bar, ma funzionano al massimo a 1 bar. Quindi aprite lentamente e verificate che non ci siano perdite nel nostro impianto per tutta la lunghezza, che non ci siano difetti del tubo. Una volta verificato che il tubo funziona, quindi escono le nostre gocce d'acqua e che queste gocce d'acqua sono parallele per tutta la lunghezza, possiamo passare alla fase successiva, che consiste nella posa del nostro telo pacciamante, nel mio caso un telo biodegradabile, ma va bene anche un telo in polietilene. La cosa importante è che nello stendere il telo dovremo rispettare la posizione centrale del nostro filare, in modo da ripartire sia a destra che a sinistra la restante parte del telo da interrare. Questa operazione va effettuata possibilmente in una giornata non ventosa come la mia, e magari con l'aiuto di qualcuno che ci tiene fermo il telo, altrimenti dovremmo posizionare un peso di volta in volta per bloccare il telo nella sua posizione e poi ricoprirlo ai lati della terra circostante. Dopo una prima copertura sommaria, procediamo con una pala a coprire completamente i bordi laterali per evitare appunto che il vento possa portarci via il nostro nuovo telo. Per tutta la lunghezza effettuate questa operazione. Vedete, io con una semplice mattonella 30x30 riesco a tenere fermo il telo e quindi a ricoprirlo con la terra senza l'aiuto di nessuno. Una volta terminata questa operazione possiamo chiudere la parte iniziale del telo rimuovendo i picchietti e interrare anche il tubo dell'acqua che porta l'acqua alla nostra manichetta gocciolante. Fatto questo, finalmente possiamo passare al trapianto vero e proprio. Per effettuare questa operazione procuratevi un bastone lungo circa 1,5 metri in cui avrete inserito delle viti autofilettanti ogni 40 cm per segnare sul telo i buchi in corrispondenza delle piantine da trapiantare. E con un piantabulbi in corrispondenza di ciascun foro andiamo a rimuovere la terra per fare spazio alla nostra giovane piantina, che sia di pomodoro o di qualsiasi altro ortaggio. L'importante è ricoprire accuratamente tutto il contorno della nostra pianta con il terriccio circostante. Effettuate la piantagione in maniera da rispettare la distanza dei 40 cm segnata con il bastone con le viti autofilettanti. Effettuate per tutta la lunghezza la piantagione delle piantine che più ritenete opportuno e verificate sempre la posizione del tubo dell'ala gocciolante per evitare di forarlo. Seguendo queste regole avrete un orto semplice, senza fatica, dove non dovrete estirpare le erbacce e che si irrigherà in pratica da solo, un orto insomma automatico.
Prima di proseguire, se vi piacciono i miei video e volete vederne altri, vi invito ad iscrivervi al canale e mettere like, grazie. E per piantare le zucchine, che richiedono più spazio e più acqua, basterà inserirle nella parte centrale del telo pacciamante, tra i due tubi di ala gocciolante, a una distanza di 80 cm, un metro l'una dall'altra. In questo modo avranno più acqua rispetto alle altre piantine e anche più spazio per espandersi. E per finire un piccolo trucco, quando piantate la vostra insalata, per evitare che questa venga mangiata dalle lumache, tagliate una bottiglia d'acqua a strisce, a pezzi, e inseritele intorno alla piantina. In questo modo le vostre lumache non potranno arrivare a mangiare la piantina. E non solo, la piantina crescerà bella e rigogliosa verso l'alto. Bene amici, io vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a mettere like e iscrivervi al canale se non l'aveste già fatto e soprattutto vi rinvio ad un prossimo video per vedere come effettuare la costruzione dell'impalcato necessario alla struttura, a sostenere la struttura delle nostre piantine di pomodoro. Ciao e alla prossima!